Un viaggio a Roma da dove torna molto molto deluso e scontento. Sì, un'audizione alla Camera, Commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio, per parlare, insomma, della fase di discussione alla Camera del decreto sblocca cantieri. E francamente, insomma, il riscontro è assolutamente negativo. Tutte le proposte che come sindaci abbiamo formulato, che erano state già rigettate al Senato, anche ieri, hanno avuto una, diciamo così, poca attenzione da parte delle forze di governo, che dovrebbero poi in primis assumere la responsabilità di portare gli emendamenti in discussione per migliorare un decreto che, in termini di risposte, sulla base delle richieste che i sindaci per i territori e le popolazioni avevano fatto, è assolutamente, insoddisfacente. Ma che farete adesso come sindaci? Perché la mobilitazione permanente era già partita, a questo punto grandi manifestazioni, cosa? Ma attendiamo questi pochi giorni che separano dal voto finale, Alla in Camera. aula, alla Camera, con l'auspicio che possa esserci, uno scatto di responsabilità che porti a raccogliere le proposte dei comuni per salvare i nostri territori, ma in ogni caso, come giustamente ricordava lei, la mobilitazione resta permanente. Ci incontreremo come sindaci, perché di certo la nostra azione di difesa e tutela del nostro territorio, delle nostre popolazioni che sono state abbandonate da una politica che non ha la consapevolezza e la percezione a livello istituzionale di quello che è lo Stato e la situazione che noi viviamo, proseguirà. Quindi questa mobilitazione proseguirà. Vedremo adesso insieme con tutti i sindaci le formule e le modalità e i termini. Non si escludono clamorose iniziative. Ma sempre rispetto ovviamente di quella che è una protesta civile, non escludiamo nulla. Abbiamo detto che il tempo è abbondantemente scaduto, avevamo tenuto in grande considerazione le promesse e gli annunci fatti dal sottosegretario Crimi nella fase precedente alle elezioni europee e alle amministrative. Dopo la fase elettorale, questi annunci e promesse, anche sostenute in un incontro a Norcia dal Presidente del Consiglio Conte, di fatto si sono tradotte in annunci e promesse sconfessate dallo stesso Governo. Ripeto, speriamo con poca, scarsa fiducia in questi giorni di discussione alla Camera, perché già ieri, a parte la scarsa partecipazione, rispetto a un'audizione così importante, relativa al decreto sblocca cantieri e alla ricostruzione del cratere sismico, ieri, insomma, abbiamo preso atto, insomma, del fatto che difficilmente ci saranno modifiche. Chiaramente, se il Governo riterrà di presentare la questione di fiducia alla Camera per strozzare il dibattito, si assumerà la responsabilità.